quando lei pronunciava frasi come vado al palazzo a prendere il potere, ecco, stava interpretando un personaggio che in qualche modo le era stato sentiamo cucito. Bravo, no, bravo. No, volevo prendere il potere, nel senso volevo vincere lo scudetto. No. Ma va a piacere, ma va a quel paese, ma come si fa? Hey guys, benvenuti sul canale degli Amendola Brothers. Io sono Jonathan ed eccoci qui ragazzi oggi per una reaction, per la reaction alla conferenza di Sarri alla Juventus. Scopriremo cosa avrà detto. Mamma mia ragazzi, scopriremo, lo vedremo insieme. Farò la reaction in diretta con voi e metterò le cose più belle, più clamorose che ha detto Maurizio Sarri alla conferenza alla Juventus. Tutto questo è sponsorizzato da BlueStacks ragazzi, con il canale Discord più grande d'Italia, con tanti tornei, FIFA, OSM ogni settimana. Link in descrizione ragazzi, passateci, più di 10.000 utenti. Quindi andiamo a vedere la conferenza di Sarri da un tifoso napoletano del Napoli. Cosa combinerà? Oh mamma, non posso immaginare cosa potrà succedere. Eccolo, attenzione, già che cravatta. Ma dico io, non ti senti ridicolo? Che tu sempre la mentalità della tuta eccetera, subito già che cravatta. Se mi sembra il pezzotto di Allegri, il pezzotto di Guardiola, mi sembra. Vabbè, vediamo cosa succederà. La Juve l'ha indicata spesso come una specie di potere costituito. Alle esatto, volte esatto, parole, diglielo, diglielo! Con un gesto. E adesso in questo potere costituito lei si trova... Il capo, l'allenatore. Se sono partite le famose querele quando si disse che lei sarebbe venuta alla Juve. Ah, è vero, lui disse... Adesso partono le querele perché uno disse che c'era la notizia che lui potesse passare alla Juve. Vediamo adesso che dice. Grazie. Fino ad ora ragazzi è stato un non c'era niente di importante, però vediamo come va avanti. Parlate della Juventus, delle cose tattiche, ma non si è parlato tanto del Napoli, è parlato della sua carriera professionistica, che il culmine arriva con la Juventus. Ok, posso leggermente diverso, io no, non è che disse al giornalista che lo querelavo per la Juve, lo querelavo perché stava dando una notizia priva di fondamento. Quel momento è una notizia assolutamente priva di fondamento. Sento proprio gli specchi che fanno tric e track. Allora, mamma io, mia ragazzi, era per la Juve, cioè dalla faccia si capiva, se andate a vedere quell'intervista era perché dice io alla Juve quando mai, non succederà mai, quello intendeva lui. È logico che adesso lui dopo tempo rigira la frittata. E via, vediamo come va avanti. È già uno. E quindi penso che alla fine tutto quello che ho fatto lo posso avere fatto con mezzi e modi anche sbagliati, ma è un qualcosa di intellettualmente apprezzabile. Perché se io ho un avversario che vedo è disposto a tutto pur di sconfiggermi, lo posso odiare, ma alla fine lo devo apprezzare. E questo non è mai successo, questo non è mai successo, che cavolo stai dicendo? Sei sempre stato, le tue dichiarazioni sono sempre state anti-juventine. Che parli adesso che dici professionalmente, cioè fa proprio tutto il giro largo per dire che cosa, cose che lui non ha mai detto. Ha sempre detto il potere grande, il palazzo, dicendo che c'è un potere più forte che governa sulle partite eccetera. L'ha fatto sempre capire, l'ha sempre detto. Adesso professionalmente, cioè che ragionamenti sono? Non hai mai detto di apprezzare la Juventus perché fa di tutto per sconfiggermi? Ma quando mai? Se è sempre stato l'incontrario, non hai mai apprezzato la Juventus in qualunque tua dichiarazione. Sei sempre stato contro, sei sempre stato a favore dei napoletani, dicendo non vi preoccupate, faremo di tutto per arrivare al palazzo, segno come la Juventus lì che comanda tutti gli arbitri e tutto il resto. Adesso l'ho apprezzata, è stato solo un odio calcistico. Ma dove?
quando lei pronunciava frasi come vado al palazzo a prendere il potere, ecco, stava interpretando un personaggio che in qualche modo le era stato sentiamo bravo, no, bravo, no, volevo prendere il potere nel senso volevo vincere lo scudetto. No. Ma va a piacere, ma va a quel paese, va! Ma come si fa, come si fa a dire così, come si fa, volevo vincere lo scudetto, sì, volevi vincere lo scudetto, ma vado al palazzo, vado al palazzo, si sa, se tu sei napoletano, sei stato con i tifosi napoletani, si sa che quando si dice palazzo qui, si intende per i poteri grandi, i poteri forti, gli imbroglioni, quelli che comandano oltre la legge, oltre le regole, si sa che è così, come adesso... Comandare il palazzo, andare al palazzo e prendere era prendersi lo scudetto e non battere gli imbroglioni. Da quando? Da quando? Te lo stai inventando! Te lo stai inventando! Ma che cavolo stai dicendo, Sarri? Che cavolo stai dicendo? Mamma mia, ma che incoerenza, ragazzi! Ma che... Davvero, davvero. Prima ha detto che i giocatori hanno detto alcuni giocatori hanno detto che lui è un traditore per le circostanze, per stare bene nell'ambiente. Allora era la stessa cosa che facevi tu, per fregarci tutti, per stare bene, dicevi: sì, ci penso io, quelli sono degli imbroglioni, sottointeso, degli imbroglioni, adesso li sconvinciamo, vinciamo e tutto. Non ci sei riuscito, hai detto: qua è meglio che me ne vado. Dai, ma dai! Ma dai, ma come si fa a dire era inteso come vincere lo scudetto, ragazzi? Fatemi sapere nei commenti voi cosa ne pensate di queste dichiarazioni. Cioè, come si fa a rispondere così? Proprio di una falsità, di un arrampicarsi agli specchi, di un rigirare la frittata in un modo pazzesco. Non sta interpretando niente, era questo il senso. Convinzione feroce da andare a cercare di vincere lo scudetto. Quindi era un terreno ma dai, ma come si fa? Ma come si fa? Si voleva prendere il potere, si voleva lo scudetto, eravamo anche belli convinti, quindi non è finita come volevamo, ma il viaggio è stato stupendo. Non è finita come volevamo, il viaggio è stato stupendo, e per concludere dice: se non riesco a prendere il potere del palazzo mi faccio ingaggiare da loro. Ecco perché sei uno stupido, Sarri, ecco! E due, che tipo di atteggiamento potrà assumere l'uomo che ha fatto nel corso del suo triennio napoletano una battaglia a proposito dei cori razziali? Ecco, bravo, bravo, questo mo voglio sentire che dice, ragazzi. I cori razziali, voglio proprio sapere cosa succederà quando dietro alle sue spalle, sugli spalti, canteranno Napoli usa il sapone, lavali col fuoco, che fai? Voglio vedere... Per dimostrare, io mi rimangio tutto quello che ho detto, tutto quello che sto dicendo, e non reputo più un traditore Sarri se in quel momento lui esce dal campo. Se in quel momento lui uscirà dal campo, mi rimangio tutto quello che ho detto. Appena lui sentirà dei cori razzisti contro Napoli in tutte le partite, lui esce dal campo per protesta, mi rimangio tutto quello che ho detto. Sarri non è più traditore e dimostra di essere un uomo, ma sappiamo tutti che non lo farà mai, perché i cori razzisti ci saranno, si continueranno ad essere sempre, purtroppo, specialmente dagli giuventini, e lui non farà niente, si starà zitto e basta, lo sappiamo, ragazzi, vediamo mo che dice. Ma a proposito dei cori razziali, io non è che posso cambiare idea se cambia società. No, sì, la idea non la devi cambiare, però il tuo comportamento, tu vai proprio dove sono i primi a farlo. Penso che in Italia è l'ora di smetterla, cioè è una manifestazione di un'inferiorità così netta nei confronti dell'atmosfera che si respira negli stadi europei, che mi sembra l'ora veramente. Vabbè, la sta parlando in generale. Di dire basta. La sta parlando in generale. Giusto fermare anche le partite, lo pensavo a Napoli. Ecco, giusto fermare le partite, lo pensavo pure a Napoli. Quindi lo devi fare, tu da napoletano, se fanno così, devi uscire dal campo, devi fermarti. Perché Napoli probabilmente è una delle squadre che più subisce un certo tipo d'attivamento. Ah, questo lo sai, questo lo sai. Di più a Napoli perché sono nato a Napoli. Però è chiaro, se lo sento da un'altra parte, la mia idea di fondo rimane la stessa. Basta, basta, cioè, non si può rimanere 30 anni, 40 anni indietro.
Ok, con le parole, questa l'hai detta in generale, ok. Però bisogna, l'hai detto con le parole, bisogna pure dimostrare con i fatti, mio caro Sarri. Già andando lì dove sono i primi a fare questi cori, non hai fatto una bella cosa, vabbè, tutte le altre incoerenze. Vedremo con i fatti. Questa puoi dimostrare ancora di essere coerente su questa cosa. Non credo lo farai, però staremo a vedere. Questo è l'Europa per queste storie. Per quanto riguarda il resto, no, non so quello che dirti, ti dico una cosa. Quando esco da San Paolo so che se mi applaudono è una manifestazione d'amore. Se mi fischiano è una manifestazione d'amore. Ti fischieranno, caro Sarri, ti fischieranno sicuro, sicuro, e io sarò tra quelli. È una manifestazione d'amore, è una manifestazione di ex amore, perché il popolo napoletano ti ha amato, ti ha onorato, ti ha chiamato comandante, ti ha eletto capopopolo e tu ci hai tradito proprio al cuore. E quindi gli applausi non arriveranno, come già sai pure tu, arriveranno i fischi e saranno un segno d'amore, sì, ma del passato, d'amore che provavamo per te e che tu hai tradito per le varie dichiarazioni. Voglio sottolineare, ragazzi, che non è qualsiasi giocatore o qualsiasi allenatore che passa la Juventus dal Napoli è un traditore. No, 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 è sbagliato. Non la pensiamo così a Napoli. È successo in passato e non abbiamo detto niente con tanti giocatori. Succede quando lui, di più di Higuain, è napoletano, si dichiara capopopolo, amore per la città, di difendere le ingiustizie calcistiche, di difendere il Napoli, di amare il Napoli, di non tradirlo mai, di essere di un rapporto con i tifosi inimmaginabile, di non andare mai contro il Napoli, eccetera, eccetera. E poi tu vai. Invece, uno come Conte, che ha sempre detto, stesso anche nella Juventus, per le scelte professionali posso andare a giocare ovunque, diventerò il primo tifoso dell'Inter, il primo tifoso del Milan. Se Sarri fosse stato coerente e chiaro dall'inizio così, non sarebbe stato eletto capopopolo, eccetera, a Napoli. Sarebbe stato coerente e giusto e nessuno avrebbe detto niente. Invece le cose, se io dico una cosa è gialla e poi io dico che il giallo è il mio colore preferito e poi il giorno dopo mi compro tutto rosso, sono uno stupido. Capito qual è la situazione? Se invece io dall'inizio dico mi piace il rosso e poi mi compro il rosso, oppure mi piacciono tutti i colori, avete capito la metafora? Vabbè. Uscirò volendogli bene come prima, sia in un caso che nell'altro. Il bene va dimostrato, Sarri, il bene va dimostrato, non va solo detto. Dite io vorrò bene anche se mi fischiano. Va dimostrato il bene, Sarri, non va detto solo a parole. Vabbè, ragazzi, vabbè. Finita la conferenza, ho visto tutto, è stato un arrampicarsi sugli specchi enorme, un rigirare la frittata enorme da parte di Sarri, mamma mia, non ho parole per la falsità e l'incoerenza di quest'uomo, per i soldi, come fanno cambiare gli ideali, i pensieri e i comportamenti delle persone, ragazzi, i soldi, il potere, la fama, tutto, ragazzi, tutto questo davvero riesce a cambiare una persona da così a così, ragazzi, perché davvero sembra un'altra persona, il modo di parlare, quello che dice, le sue idee sono diventate juventine, tutto d'un colpo. Quindi la sua dichiarazione riguardo ai giocatori, che alcuni giocatori si comportano in base per stare bene con l'ambiente che si trovano, mi sa che l'hai pensato, perché è quello che fai tu, Sarri. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate voi di questa conferenza. Passate nel link in descrizione di Discord di BlueStacks, mi raccomando, ragazzi, ci siamo pure noi, ci sono tornei ogni settimana su tanti giochi, ragazzi. Sarri purtroppo è della Juventus, speriamo di toglierci soddisfazioni quest'anno, di riuscire a batterlo, non a vincere il campionato, ma almeno di riuscire a batterlo contro di loro. Vedremo, ragazzi, come andrà questo campionato, sarà emozionante ancora di più proprio perché c'è Sarri nella Juventus. Assolutamente per me traditore numero uno, anche più di Higuain. Lui è napoletano, lui ha dichiarato amore per il Napoli. Higuain era stata un'altra situazione, era diverso, dopo un po' uno ci passa pure sopra,
Però con Sarri, ragazzi, è tutto diverso. È molto peggio. Molto, molto peggio. Fatemi sapere voi nei commenti cosa ne pensate. Appunto, confrontiamoci civilmente e normalmente. Quali sono i pensieri e le opinioni che abbiamo. A me fa piacere. Lasciatemi like, iscrivetevi al canale se non siete iscritti, per non perdervi tutto quello che sta per accadere sul canale. Domani inizierà una nuova serie. Non perdetevela, ragazzi. Domani inizia una nuova serie qui sul canale YouTube. Seguitela e supportatela alla grande. Mi raccomando, passate dal canale Twitch, che siamo in live ogni giorno tranne il lunedì alle 15. I nostri social in descrizione. E che dirvi, ragazzi, da Jonathan Amendola, io Amendola Brothers, al prossimo video. Ciao a yo! Attenzione, attenzione! Iscrivetevi al canale degli Amendolas Brothers! Attenzione, attenzione! Chi non si iscrive al canale stasera muore! Attenzione, attenzione!